Parliamo ancora di calcio e alla vigilia di un incontro chiave per il futuro del Pescara Calcio in Serie B. C'è proprio in questi minuti la conferenza stampa dell'allenatore Grassadonia. Noi proviamo a sintonizzarci proprio in diretta e Perciò ti ascoltiamo le guarda parole dello accanto con stesso me in Grassadonia. questa analisi. Discorso dell'altro giorno, no? Cioè, il Pescara ha avuto delle indubbie difficoltà nel primo tempo. Sarebbe stato fondamentale non prendere gol. Ma in assoluto, anche perché già in un momento di difficoltà dovuto a tutto quello che abbiamo passato e che stiamo vivendo, è normale che l'importanza della partita è tantissima. In più vai sotto su un fallo laterale e ti cade una montagna addosso, ti cade il Monte Bianco addosso, poi rialzarti non è facile. Lì la squadra si è liberata, ha tirato fuori quello che doveva tirar fuori, ha cominciato a giocare con personalità, tirando fuori quello che non aveva e potevamo vincerla, dovevamo vincerla. E domani è il momento, ormai, signori miei, Certo. siamo alla fine della corsa e domani Chiaro. dobbiamo liberarci da tutto quello che è il pensiero negativo e andare in campo a fare quello che dobbiamo fare, ma soprattutto con una caratterialità che deve essere diversa, soprattutto da un punto di vista dell'attenzione, perché questa squadra paga delle difficoltà che sono dovute ai particolari che poi alla fine determinano sempre. Buon pomeriggio, mister. Pomeriggio. Sono Costantino di TV6 e le chiedo che partita ci si aspetta domani. Chiaramente servono i 3 punti e questo è un punto fisso, però sarà una partita da approcciare giocando all'attacco, alla garibaldina, se questa squadra ha nelle sue corde questo tipo di possibilità, o una gara che andrà un po' letta nei suoi momenti. E poi alla luce di questo anche che Cosenza si aspetta, visto che arrivano da un momento molto negativo. Mi aspetto un Cosenza che deve vincere la partita, mi aspetto un Cosenza che viene da giornate di difficoltà, mi aspetto un Cosenza che fino alla fine l'allenatore è rimasto in bilico, quindi mi aspetto un approccio del Cosenza da lupi, no? Passatemi il termine. E noi dobbiamo essere peggio di loro, nel senso che dobbiamo fare una partita di grande aggressività. Dobbiamo liberarci da queste paure che abbiamo a livello inconscio e fare la partita che dobbiamo fare, ripeto, e soprattutto saper offendere su quello che abbiamo provato in parte ieri e in buona parte stamattina, perché come tutte le squadre, come d'altronde noi, abbiamo i punti di forza, ma abbiamo anche i punti deboli. Cosa ha detto Grassadonia? Ma in sintesi quello che ci aspettiamo tutti, no? Che ci saremmo aspettati tutti, intanto un saluto a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto. Col Cosenza ci giochiamo tutto, ha dichiarato testualmente Gianluca Grassadonia, che tra l'altro è uno degli ex di questa partita, perché da giocatore ha militato nel Cosenza in Serie B nel 96-97 in prestito dal Cagliari, tra l'altro quel Cosenza retrocesse in Serie C. Ci giochiamo tutto col Cosenza, Cosenza che ha detto, ha aggiunto Grassadonia, vuole vincere naturalmente la partita e avrà un approccio, mi aspetto un approccio da lupi da parte del Cosenza e noi dobbiamo essere meglio sotto questo profilo. Vogliamo fare una partita aggressiva, ma insomma sono tutte dichiarazioni, Marina, che ci stanno alla vigilia della partita più importante della stagione, ma è chiaro che questo è l'ultimo appello, è l'ultima chiamata in chiave play-out, serve un miracolo al Pescara per cercare di centrare gli spareggi per evitare la retrocessione in Serie C. Restano 4 partite, si comincia domani, Cosenza Pescara inizio ore 14, poi il 4 maggio, martedì in casa con la Reggiana, poi il 7 venerdì il Pescara sarà di scena a Cremona e chiuderà lunedì 10 maggio contro la Salernitana in casa sempre alle 14, dunque 4 partite nei prossimi 9 giorni. Vediamo alle novità, diciamo, dell'ultima ora, perché sarà costretto ai margini, purtroppo questa non è una buona notizia. Dessena, uno di coloro che si sono salvati, in realtà pochi, dallo scorso mese di gennaio, arrivato proprio nella finestra di gennaio, il 33enne centrocampista ex Brescia, un problema all'adduttore. Ha parlato addirittura Grassadonia di strappo all'adduttore, quindi probabilmente campionato finito, dovrà saltare Dessena, speriamo di no, anche le ultime 3 partite. Ritrova invece Grassadonia Setar, questa invece
invece è una buona notizia, è uscito dalla positività al Covid il centravanti biancazzurro, il centravanti colombiano. La probabile formazione: Fiorillo tre pali, Bellanova, Gut, Scognamiglio, altro ex della gara, e Masciangelo a sinistra nei quattro della difesa. Poi a centrocampo il rientro al primo minuto probabile a questo punto di Valdifiori con Rigoni e Macin mezzali, davanti Galano e Maestro, altro rientro dal primo minuto, a supporto di Odegaard. Dunque Setter, che si è allenato soltanto una volta in questo periodo, partirà dalla panchina. Per quanto riguarda invece il Cosenza, ricordiamo le assenze di Sciaudone squalificato, degli infortunati Bittante, Gerbo, Petrucci e Bakogu. Il Cosenza ha 3 punti di vantaggio sul Pescara, in questo momento il Cosenza è quart'ultimo in classifica, dunque una partita di vitale importanza per la squadra di Occhiuzzi. 3-4-1-2 il sistema di gioco, Falcone tre pali, in grosso Idda e legittimo trio di centrali di difesa, gli esterni saranno l'ex Corsi e l'altro ex, molto fresco direi, Crecco, che è in prestito al Cosenza, è passato proprio a gennaio al club calabrese. Ba e Conè nel cuore del reparto nevralgico, e poi Tremolada tra le linee alle spalle dei due attaccanti che sono Gliozzi, che dir si voglia, e Carretta. L'arbitro è Livio Marinelli di Tivoli. Ricordiamo l'orario d'inizio: domani ore 14, stadio San Vito Marulla di Cosenza. Cosenza Pescara, a te.